Fratelli carissimi, oggi pare la cattedra di Mosè, immagine del nostro orgoglio, non la cattedra di Mosè, ma il fatto che sulla cattedra di Mosè si siano seduti gli scribi e i farisei, tu e io. La cattedra di Mosè era nelle sinagoghe, una sedia lasciata vuota per accogliere il profeta inviato da Dio, il Messia, il profeta che aveva annunciato proprio Mosè. Il Salvatore. Quindi la cattedra di Mosè significa la cattedra del Salvatore, la cattedra di colui il quale avrebbe tirato fuori dalla schiavitù il suo popolo. Il Messia, colui che avrebbe portato la pace, la stabilità, la dignità, che avrebbe ridato identità di popolo a Israele, vessato, obbligato a un'oppressione straniera. L'era messianica. Questa cattedra è il segno e la profezia del futuro, di ciò che tutti noi cerchiamo, desideriamo, speriamo, ma risulta che ci siamo seduti noi, risulta che ci siamo appropriati delle nostre speranze. Abbiamo fatto dei nostri desideri carnali l'orizzonte verso il quale condurre la nostra vita. Quella cattedra è la cattedra della grazia, è la cattedra del Messia, ma se io e te ci facciamo Messia della nostra vita, allora non è più la cattedra della grazia, ma è la cattedra dell'esigenza, la cattedra dello sforzo. Cioè esattamente tutto quello che Gesù dice di quegli scribi e di quei farisei, una ricerca costante di approvazione. Quella cattedra è il segno dell'autorità, dell'insegnamento, del magistero, l'autorità del Messia, l'autorità della parola. Se io e te usurpiamo quella cattedra, dovremmo fare di tutto per difenderla, perché è un falso, come chi usurpa un posto che non gli compete, uno che arriva per esempio a essere cattedratico, professore e non ha le qualità, non ha gli studi necessari. Chi si appropria dell'autorità e non la accoglie dal cielo, come dice la lettera agli ebrei, e questa è una parola fortissima per i sacerdoti, ma anche per un padre, per una madre, per qualsiasi persona, la deve giustificare quell'autorità che ha rubato, che ha attrappato con inganno. Per questo ti devi nutrire costantemente di saluti, di segni della accettazione da parte degli altri della tua autorità. Tu sei Dio, tu sei il Messia, tu hai capito tutto, tu sai come si conduce una famiglia, tu sai come si conduce un posto di lavoro, tu sai cosa faresti come allenatore della nazionale di calcio, della tua squadra del cuore, tu sai come si dovrebbe fare in politica, tu sai tutto, nel condominio, alle riunioni di condominio non ne parliamo, tu sai come si deve fare in parrocchia, nei consigli pastorali, e critichi, e mormori, e devi fare di tutto perché questa autorità ti venga riconosciuta. Allora allunghi i filatteri erano delle custodie di cuoio. In ebraico filatterio significa luogo in cui si conserva, le custodie a forma di cubo, di cuoio, contenenti piccoli rotoli di pergamena, su cui erano scritti alcuni passi della Torah. Sono fissati con delle cinghie alla parte superiore del braccio e alla fronte. Sono un pochino come una piccola Bet Midrash che un ebreo si porta dietro, soprattutto nei momenti in cui prega. La Bet Midrash è il luogo, la sala di studio della Torah, è il luogo dell'intimità, fratelli. Niente di male nel filatterio, come niente di male nelle frange che questi scribi e questi farisei allungavano. Sono il segno dell'alleanza, il segno dei comandamenti, che un ebreo ha sempre presente. Cioè, vive costantemente alla presenza di Dio. Ma se tu vivi costantemente alla presenza di Dio, perché devi cercare di essere legittimato nella tua autorità? Perché devi usurpare il posto di Dio? Perché devi prendere quello che non ti spetta? Perché ti devi far chiamare padre? Perché ti devi far chiamare maestro, rabbì? Perché devi saperti salutare costantemente? Perché devi illuderti di essere quello che non sei? Perché sei vuoto, vivi sempre fuori, come Esaù, che viveva sempre fuori, sempre cacciando, e ha disprezzato la primogenitura, mentre invece Giacobbe, uomo delle tende, la parola tenda, ohel, in ebraico, dove dimorava Giacobbe con suo padre, e per questo ha ottenuto la primogenitura, è anche sinonimo di una Bet Midrash, questo luogo di intimità con la Torah, con la parola. Allora il problema che tutti noi abbiamo, il problema che ha tuo figlio, perché si mette i piercing, a parte che vuole essere visto da te, vuole lanciarti un messaggio, perché si fa i tatuaggi, o per quello che tu fai costantemente, quello che io faccio costantemente come prete, cercando di essere visibile, facendo battute, essendo simpatico, molte volte anche nel modo in cui ci vestiamo, il modo in cui ci tagliamo i capelli, che molte volte l'innocente ha ben poco, sono ricercatezze perché gli altri ci guardino. Questa si chiama vanità. La vanità è un peccato. La vanità è qualcosa che è vano, qualcosa che è fumo. Vanità di vanità, tutto è vanità. Significa che c'è qualcosa che è fumoso nella nostra vita. Non abbiamo sostanza, siamo vuoti, non abbiamo identità. Abbiamo rifiutato l'identità o non abbiamo accolto l'identità che ci porta il Messia, che ci porta Gesù Cristo tutti i giorni nella nostra vita. Abbiamo rifiutato Lui e abbiamo accettato una menzogna. Tu sei come Dio, e se tu sei come Dio non c'è posto per Dio. Se tu sei Dio non c'è posto per Dio, non c'è posto per tuo padre. Per questo ti devi dire padre. Padre di che? Di che siamo padri? Tu sei padre di qualcosa? Sì. Noi siamo padri delle nostre idee. Dobbiamo mettere la firma su quell'idea, su quel progetto, su quello schema,
ma padre di che? Si direbbero, ma padre di che? Ma maestro di che? Ma maestro di che cosa, fratelli? A stento insegniamo piccole cose, normalmente della carne, umane, e questo perché siamo sempre fuori, perché non abbiamo una intimità. Ecco la parola di oggi, fratelli, che chiama me, chiama voi, ciascuno di noi, alla intimità. Digiuno, preghiera e elemosina, è intimità, è lasciare che il Messia venga a prendere possesso della sua cattedra, che sia il nostro maestro, che lui ci indichi suo padre, è il nostro padre, che ci rimetta al nostro posto, che distrugga l'uomo vecchio, che lo faccia precipitare da questa cattedra riservata a lui. Allora lui ci attirerà a sé, lui viene oggi nella nostra vita per attirarci a sé sulla sua cattedra, lui viene a salvarti proprio attirandoti, distrugge e rovescia i potenti dei troni, dice il Magnificat, rovescia quell'uomo vecchio che si è assiso su quella cattedra che non gli spetta. Se non lo fa, l'uomo nuovo non può essere attirato a lui e tu non puoi regnare con lui, tu non puoi avere discernimento, non puoi vivere da padre, da madre, non puoi essere prete, non puoi essere marito, non puoi essere moglie, non puoi essere nulla, perché si è padri, si è madri, si è preti, si è suore, si è insegnanti, si è qualsiasi cosa, solamente se si è figli di Dio, se no trasmetterai cose umane. Per quanto la sapienza umana possa arrivare a limiti estremi, mai arriverà a consegnare la vita eterna, ad insegnare la vita eterna. Quello non lo potrà insegnare, quello non lo potrà trasmettere. Non puoi trasmettere la fede se non ce l'hai, non puoi trasmettere l'amore se non ce l'hai, la verità se non ce l'hai. Per averla devi essere figlio, per averla devi essere discepolo dell'unico maestro che ha vita e vita eterna. Per questo il Signore è il nostro unico maestro, perché si mette ai tuoi piedi. Ecco come insegna, rovesciando completamente ogni schema umano. Si mette ai tuoi piedi, te li lava, ti serve sulla croce, ha offerto come il servo di Yahweh, come il servo di tutti, la sua vita per te. Per questo ti attira oggi, attraverso gli eventi che ti umiliano, attraverso gli eventi che contestano e delegittimano. Tu che vuoi farti legittimare? Esattamente le cose che ti delegittimano, dalla malattia al problema sul lavoro, al problema con tua moglie, al problema con i tuoi figli, ti delegittimano. Benedici il Signore. Se qualcuno ti contesta, se qualcuno non ti capisce, se qualcuno ti mette al tuo posto, perché dice Cristo, che ti attira a sé, rovescia i potenti del regno, innalza gli umili. Come dice oggi, ti vuoi innalzare? Sarai precipitato. Allora stai precipitando. Ah, sto fallendo. No, 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 avevi fallito prima. Avevi fallito quando ti eri innalzato. Quello è il peccato, che è fallimento e che è l'orgoglio. Se stai precipitando, allora è tutto il contrario. Adesso si sta compiendo la tua vita, perché al fondo, fondo, fondo del tuo precipitare c'è Cristo che ti prende tra le braccia e dice adesso vieni a sedere con me alla destra del Padre, adesso vieni con me, già io ti porto nel cielo, già io ti do la vita eterna, già tu puoi vivere da risorto, io ti perdono. La Pasqua che si compie oggi e che celebreremo una notte di Pasqua nel tempo pasquale. Chi si abbassa sarà innalzato, chi entra in questa umiliazione sarà innalzato. Dove? Sulla croce, che è la porta del cielo, della vita eterna, che è là dove tu puoi insegnare, annunciare Gesù Cristo in ogni situazione, crocifisso, cioè seduto con Cristo sulla cattedra di Mosè, sulla cattedra del Messia.